Come da previsione è arrivata la neve fino a bassa quota, disagi alla viabilità, incidenti e scuole chiuse solo per oggi in molti comuni delle Marche. Da domani temperature in lieve aumento. In carcere un'infermiera del centro vaccinale di Ancona gettava il siero per far avere il Green Pass in cambio di denaro. Indagate 50 persone. Emergenza Covid, in arrivo oltre 10 milioni di contributi a fondo perduto per sostenere le attività produttive e turistiche, le misure presentate dalla Giunta Acquaroli. Tamponi gratis anche agli studenti delle scuole superiori, lo screening in tutte le Marche nel prossimo fine settimana. Ecco la proposta per il cantiere navale a Fano. Nella struttura di legno e vetrate nasceranno gli super yacht del futuro. Il progetto prevede 400 nuovi posti di lavoro e accordi con l'università e i centri di ricerca. A Cucurano di Fano è inaugurata la nuova sede della scuola dell'infanzia statale Senca. Buonasera e bentornati sul canale 17 per una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano la neve che ieri, come da previsioni, è scesa sulle Marche provocando qualche disagio alla viabilità e la chiusura delle scuole in alcuni comuni della regione. A Piobbico i vigili del fuoco hanno soccorso una famiglia rimasta bloccata in un rifugio. Un'intensa nevicata ha interessato l'intera regione Marche con precipitazioni abbondanti che sono iniziate nella mattinata di domenica sulle vette più alte dell'Appennino fino a quota 900 mm per poi raggiungere nel pomeriggio le zone pianeggianti, come aveva annunciato il centro regionale della protezione civile che aveva diramato un'allerta meteo. I fiocchi sono scesi anche sulla provincia di Pesaro Urbino. Uno scenario che Fano TV ha seguito passo passo fino a ieri mediante una diretta trasmessa sulla pagina Facebook con aggiornamenti in tempo reale sul sito occhioallanotizia.it, un lavoro svolto insieme ai tanti reporter di strada che dalla costa all'entroterra hanno inviato decine di foto e video alla nostra redazione su paesaggi, strade e momenti di spensieratezza condivisi con familiari e amici a quattro zampe. C'è chi poi ci ha illustrato direttamente la situazione. Ci troviamo nella prima collina fanese a Cucurano, in via Patuccia, sotto il cimitero del Ferretto, che i più attenti osservatori potranno scorgere lì. E qui sta fioccando da circa un'ora, un'ora e 30 minuti, quasi due ore, e la neve, come vedete, comincia a coprire i campi, le piante, la vegetazione e anche potete scorgere la strada. E per ulteriori aggiornamenti il vostro inviato Samuele è pronto a riferirvi nuove novità. A presto! Se da una parte la coltre bianca regala sempre un contesto spettacolare, dall'altra però provoca dei disagi, in particolare alla viabilità. Infatti molti comuni hanno attivato gli spazzaneve e gli spargisale, circa 70 invece mezzi convenzionati con la provincia entrati in azione anche durante la notte per evitare stamattina le pericolose lastre di ghiaccio lungo le strade. Al lavoro anche i vigili del fuoco che nelle Marche hanno svolto per il maltempo una settantina di interventi, di cui 20 nella provincia di Pesaro, 17 in quella di Ancona, 15 nel maceratese e altri 20 tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. I pompieri sono stati allertati soprattutto per alberi caduti e per recuperare gli autoveicoli che non riuscivano a partire. A Piobbico invece hanno soccorso una famiglia rimasta bloccata in un rifugio perché a causa dell'intensa nevicata non riusciva più a far ritorno a casa. Sulla provinciale corinaldese poi si è verificato uno scontro frontale tra due auto con il coinvolgimento di una terza vettura. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, ma probabilmente l'incidente è dovuto all'asfalto reso scivoloso dalla neve e alla ridotta visibilità. Tre i feriti che sono stati estratti dalle lamiere, dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia. Questa mattina invece i pompieri di Ancona sono intervenuti nella frazione Cassero per un'auto uscita di strada e finita nella scarpata sottostante con fitta vegetazione. La persona alla guida è stata affidata alle cure dei sanitari mentre l'auto è stata recuperata con l'autogru. Il maltempo ha indotto diversi sindaci a chiudere per oggi le scuole di ogni ordine e grado, come a Urbino, Serra Sant'Abbondio, Frontone, Monbaroccio, Pergola e in vari centri dell'entroterra del Maceratese, colpito da abbondanti nevicate, in particolare nelle zone terremotate, a Camerino, a San Severino Marche, Monte Lupone e Tolentino.
In base alle previsioni meteo della Protezione Civile, domani il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura in dissolvimento nel corso del pomeriggio, mentre i venti soffieranno lungo la fascia costiera e il mare sarà molto mosso. La parte centrale della settimana poi continuerà ad essere caratterizzata da condizioni di stabilità e le temperature saranno in graduale aumento. E brutta disavventura ieri per la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli, che a causa della neve è rimasta bloccata sulla strada della Contessa. Sentiamo. La neve, oltre a regalare splendidi scenari, può provocare anche diversi disagi. Ed è quello che è successo ieri alla presidente dell'ente carnevalesca di Fano, Maria Flora Giammarioli, che al ritorno da Roma per accompagnare il marito a Fiumicino per lavoro è rimasta bloccata nella strada della Contessa a causa della forte nevicata in atto. Tornavo da Roma e non ho pensato scioccamente di fare un'altra strada. Da anni faccio sempre la Contessa e ho preso la Contessa e purtroppo sono rimasta ferma con la macchina. Ovviamente non ero solo io, eravamo tante macchine ferme e devo dire grazie ai carabinieri e ai vigili del fuoco di Gubbio che sono stati gentilissimi e ci hanno aiutato tutti, me in particolare perché poi mi hanno aiutato, hanno agganciato la macchina e mi hanno aiutato a mettere in un punto dove non dava fastidio, la macchina è rimasta lì, domani la andrò a riprendere perché ancora oggi insomma le temperature non sono idonee per spostare la macchina, però insomma dai, è stata un'avventura ma niente di grave, ripeto. Sciocca io che non ho fatto un'altra strada, ma l'abitudine. Per fortuna sono ripartita la mattina, quindi verso le 10:30 sono ripartita da Fiumicino e contate che sono rientrata a casa alle 8 di sera, quindi insomma è stato un viaggio lungo. E poi ecco, dopo un paio d'ore sono arrivata al Passo della Contessa, poi sono stata ovviamente accolta gentilmente da un bar, ho fatto varie telefonate perché lì tra l'altro non prende neanche il telefono, quindi sei proprio isolato dal mondo, quindi mi sono fatta una camminata fino al primo bar e lì ho cercato insomma aiuto, devo dire anche grazie a Daniele Carboni e sua moglie che mi sono venuti a recuperare, però insomma ecco i vigili del fuoco veramente sono stati gentilissimi che mi hanno aiutato a spostare la macchina e poi mi hanno portato alla fine della Contessa verso insomma direzione Fano e lì poi Daniele mi ha recuperato. E adesso parliamo di Green Pass falsi perché oggi un infermiere di 50 anni che operava nell'hub vaccinale Paolinelli ad Ancona è stato arrestato con un blitz della squadra mobile. La polizia ha anche dato esecuzione agli arresti domiciliari di 4 persone tra cui un avvocato e un imprenditore ritenuti gli intermediari. Da quanto ricostruito grazie alle intercettazioni e alle immagini di videosorveglianza, l'infermiere, previa la corrispondenza di somme di denaro, anziché inoculare il siero ai pazienti, lo gettava nel cestino dei rifiuti. Dopo la simulazione veniva rilasciato il certificato verde. Ad altre 45 persone che si sono volontariamente sottoposte alla fittizia inoculazione dei vaccini è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza o comunque di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Inoltre sono state eseguite 24 perquisizioni ed è stato disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati contestati fino a concorrenza dell'importo di 18.000 euro. Le indagini sono ancora in corso. È stata ritrovata nella zona del porto a Fano Carmen Rosa, 82 anni, di cui si erano perse le tracce nel primo pomeriggio di oggi. Dopo l'allarme lanciato alle forze dell'ordine e alcuni post condivisi sui social, un ristoratore della zona l'ha riconosciuta. La donna sta bene ed è stata affidata al marito. In centinaia, sabato scorso, hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Eusepi, il vigile del fuoco di 38 anni, morto per un aneurisma fulminante che non gli ha lasciato scampo. La messa è stata celebrata all'aperto sotto uno striscione con la scritta «Alex è invincibile». Tanti gli amici, i colleghi, le autorità civili e militari che hanno ricordato il giovane consigliere di quartiere buono e sempre pronto ad aiutare il prossimo. Presenti anche circa 300 pompieri provenienti da tutti i distretti della provincia di Pesaro e Urbino e alcuni dalla regione. Commovente l'arrivo del feretro sul camion dei vigili del fuoco sotto le note di Altrove di Morgan. A prendere parola tra gli altri è stato anche il fratello Andrea. Alex ci ha voluto lasciare un ultimo messaggio, ha detto. A fare del bene si riceve sempre del bene. Oggi noi tutti ne siamo alla prova, siate altruisti, disponibili, partecipi e sempre felici. Quello che possiamo fare è non dimenticare il suo insegnamento. Torniamo a Fano, il secondo anniversario della morte di Donna Gabriele Belacchi, fondatore e primo parroco della Chiesa Gran Madre di Dio, verrà ricordato con una santa messa domani, martedì 11 gennaio alle ore 18.
Cambiamo argomento. La Giunta regionale delle Marche ha annunciato oltre 10 milioni di euro per i settori più colpiti dalla pandemia, come le attività produttive e turistiche. Per la prima volta 6 milioni sono destinati alla ricapitalizzazione delle imprese. Sentiamo di che cosa si tratta. Abbiamo fatto un pacchetto di misure urgenti a sostegno di alcune attività produttive. Più di 10 milioni di risorse nazionali assegnate alle Marche e che ora vengono messe a disposizione delle attività che hanno subito danni ingenti come le chiusure forzate a causa della pandemia. A dare l'annuncio oggi è stato il vicepresidente Mirko Carloni, coordinatore degli assessori alle attività produttive della Conferenza delle Regioni. Diversi settori che potranno beneficiare di questi contributi a fondo perduto, come quelli dell'intrattenimento e cerimonie, a cui sono stati riservati quasi 2 milioni 890 mila euro. Rientrano ad esempio le attività di organizzazione di feste, catering, banqueting, bomboniere, spettacoli pirotecnici, riprese fotografiche e sartorie per abiti da sposa e costumi da teatro. Quasi 600.000 euro poi vanno sia al trasporto turistico sia ai parchi tematici e divertimento. Fanno parte di quest'ultima categoria le discoteche, le sale da ballo e da bowling, l'organizzazione di eventi e il noleggio di attrezzature. Le domande potranno essere presentate dal 17 gennaio alle ore 12 dell'11 febbraio e l'importo del contributo potrà essere rimodulato in base al fondo disponibile. Inoltre, per la prima volta nelle Marche, ben 6 milioni di euro vengono destinati al sostegno delle imprese per rafforzare il patrimonio. Abbiamo deciso di creare un basket a disposizione dei confidi presenti sulle Marche per poter fare un contributo a fondo perduto per ricapitalizzare e patrimonializzare le imprese. Cosa significa? Che ogni imprenditore che vuole versare capitale sociale per migliorare il proprio rating con le banche, quindi poter accedere di nuovo a finanziamenti o poter ripartire dopo le moratorie, possa avere un contributo pari al 50% del versato, anche e soprattutto per i ristoranti. Questa è una misura specifica che abbiamo fatto solo per alcune categorie, ma l'elemento più importante è la patrimonializzazione, perché ovviamente possono accedere tutte le imprese. Anche chi ha avuto altri ristori può poter avere, in un momento storico come questo, dove finiscono le moratorie, un contributo per ripartire. E lo dico anche perché magari può sembrare un contributo di secondo livello, invece chi può avere fino a 25, fino a 50 mila euro per poter ricapitalizzare la propria azienda oppure trasformare da una società di persone in società di capitali significa rafforzare il sistema produttivo marchigiano. Altra novità, come ha spiegato l'assessore Guido Castelli, sono i 4 milioni e mezzo destinati alle attività collegate agli impianti sciistici. Ne serviranno probabilmente altri, soprattutto se verificheremo la congruità, come riteniamo, e l'appropriatezza di questa misura. Quindi l'appuntamento è per la nuova programmazione europea, che potrà dare anche ulteriori risorse per poter sviluppare una misura importantissima. Le aziende marchigiane sono per il 95% piccole o piccolissime, con meno di 10 dipendenti. La sfida di rendere sostenibile il loro debito a fronte della crisi e di tutto quello che è successo è primaria per l'ente regione. E la Regione Marche ha attivato l'unità di crisi per l'emergenza della peste suina africana. Dopo i primi accertamenti del contagio in Italia avvenuti in Piemonte e Liguria, la Giunta regionale ha approvato l'istituzione dell'organismo per coordinare le attività di monitoraggio e per segnalare i provvedimenti da adottare. La peste suina africana, ha ricordato l'assessore Mirko Carloni, è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce esclusivamente i suini e i cinghiali. Seppure non trasmissibile all'uomo, potrebbe avere pesanti ripercussioni economiche sul settore zootecnico e l'industria agroalimentare, con percentuali di letalità che possono arrivare anche al 90%. Mercoledì si terrà la prima riunione di coordinamento. E nel prossimo fine settimana è in programma nelle Marche uno screening gratuito con i tamponi per gli studenti delle scuole superiori. Le sedi e gli orari sono in via di definizione. I rappresentanti delle consulte provinciali lo avevano chiesto alla Regione per il ritorno a scuola in sicurezza, ma senza avere risposta, tanto da proclamare uno sciopero. Ieri sera però la Regione ha fatto sapere che non è stato possibile organizzarlo nello scorso fine settimana, poiché il personale sanitario era già impegnato nelle attività programmate. Inoltre è stato puntualizzato che la priorità nell'esecuzione dei tamponi era stata data agli studenti delle scuole elementari e medie, perché si tratta di una fascia con una copertura vaccinale inferiore rispetto ai ragazzi delle superiori. Oggi la società Wider, azienda costruttrice di mega yacht, ha spiegato alla stampa come sarà il nuovo cantiere che sorgerà all'interno del porto di Fano. Tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci.
Una conferenza per chiarire qual è il progetto Wider nella realizzazione del nuovo cantiere nella zona della Darsena del Porto. L'azienda, nata nel 2010 nella provincia di Pesaro Urbino ed oggi operante ad Ancona, ha puntato tutto su Fano in quella zona portuale abbandonata da anni per la costruzione di mega yacht e catamarani a propulsione elettrica solare. Abbiamo pensato a Fano perché c'era già in essere un progetto approvato per la costruzione appunto di stabilimenti che però avevano un'estensione ben maggiore rispetto alla, a quanto abbiamo pensato noi oggi. Avremo certo l'esigenza di costruire dei capannoni un po' più alti, quindi abbiamo richiesto un'altezza di 24 metri che è, diciamo, consona a questo tipo di costruzioni e anche in linea con quello che sono gli stabilimenti di Ancona. Questo ci consentirebbe di costruire totalmente all'interno yacht fino a 80 metri, però insomma, come dicevo, la superficie è meno estesa, quindi diciamo anche l'impatto per chi percorre la passeggiata dell'Isippo è assolutamente più gradevole. Infatti nel nuovo progetto è stata rivista tutta l'area del cantiere, che verrà ridotta notevolmente da 120 a 90 metri per far sì, a chi usa la passeggiata, di vedere anche la parte nord del porto. Inoltre il cantiere sarà al passo con i tempi, ad impatto zero, e vedrà l'installazione di vetri, legno e addirittura una sagoma di uno yacht con la scritta Made in Fano. La decisione di Wider di privilegiare e puntare sulla Darsena fanese discende dalla volontà di Marcello Maggi e Fabio Fraternale, entrambi marchigiani e desiderosi di portare valore aggiunto nel territorio natale. La produzione sarà divisa in due tipi di produzione, ci saranno due campate atte alla costruzione di imbarcazioni in acciaio e alluminio e altre due campate per l'assemblaggio di questi catamarani che saranno in vetro a resina. Sopra lo stabilimento ci saranno due piani molto estesi di uffici. La nostra intenzione è quella di fare una sorta di circolo per coloro che hanno delle idee da portare avanti, quindi delle start-up. Noi offriremo un tetto, un posto dove sviluppare le proprie idee. Il progetto industriale di Wider potrà contare di raggiungere l'obiettivo di creare occupazione per circa 400 persone. A me quello che piace di più di Fano è che il cantiere potrebbe diventare un cantiere navale nuovo in un salotto, perché Fano è un salotto che può accogliere un cantiere navale così sotto mille punti di vista. Insomma, una parte della città che si può rinnovare e che sia in simbiosi con il cantiere navale. Notevole l'investimento, 20 milioni il costo della produzione dello stabile, che comprende anche la zona del varo delle navi, impianti di estrazione e altre aree. Prevediamo di portare a Fano, se Fano ci accoglie, circa 150 milioni di fatturato dal 2022 al 2025, sperando di portarne molto altro nei 100 anni a seguire. Diciamo, abbiamo scelto Fano anche perché c'era un progetto approvato in essere e quindi questo abbiamo pensato che potesse snellire anche i progetti di approvazione. Cioè, quindi noi sì, i programmi di produzione ci pongono ad iniziare a inizio estate, quindi saremmo tecnicamente pronti, abbiamo già fatto tutti i confronti del caso con i nostri consulenti, potremmo avere già qualcosa in piedi a brevissimo, quindi per l'estate 22. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 8.34 di questa mattina a 4 km ad ovest di Frontone, in provincia di Pesaro Urbino, e a 38 km di profondità. Non si registrano danni a persone e cose. A Cucurano di Fano invece è stata inaugurata la nuova sede della Scuola dell'Infanzia Statale Seneca, collocata nella struttura di via della scuola che fino allo scorso settembre ospitava parte delle classi della prima. L'immobile è stato al centro di un intervento di ristrutturazione con un investimento di circa 200.000 euro da parte dell'amministrazione comunale. Questa mattina il sindaco Massimo Seri e l'assessore Samuele Mascarin hanno dato il benvenuto ai 49 bambini, regalando dei libri alla biblioteca scolastica e dei dolcetti ai più piccoli.
Ed ora apriamo l'album di Fanu TV, perché questa sera dobbiamo fare gli auguri a Valentino Bellagamba e Iride Omiccioli, che oggi festeggiano 68 anni di matrimonio, nozze di granito per questa coppia residente a Bellocchi di Fano. Auguri da tutti i familiari e dallo staff di Fanu TV. E noi con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato all'Istituto Don Orione di Fano. Il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni è sempre lo stesso, 338-4968-250. L'informazione, come sempre, torna domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Buona serata a tutti voi.